La voce di Manduria, il quotidiano più piccolo del mondo solo nel formato. Adesso interviene la signora Catullo Italia. Roma. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Allora, per chi non mi conosce, io sono la proprietaria, diciamo la mamma del proprietario del Caffè Minerva, anche qui in commercianti, non avrei mai potuto immaginare, scusatemi se mi aiuto, ma l'emozione purtroppo gioca e ho bisogno di leggere per essere più tranquilla. Allora, non avrei mai potuto immaginare di salire su un palco, prego. No, grazie. Per esprimere il mio malcontento e la mia rabbia nei confronti di chi ci amministra. Se sto facendo ora questo è perché si è superato ogni limite della sopportazione. In tanti anni di attività commerciale e di comune cittadino non mi ero mai sentita così poco rappresentata. La mia storia è nota a tutti. L'attività commerciale dove la mia famiglia è stata trattata da questa amministrazione in un modo veramente pessimo, facendoci risultare addirittura come delinquenti. Ci siamo sentiti trattati veramente in questa maniera. Siamo finiti sui giornali con l'accusa di essere abusivi. Noi che abbiamo sempre pagato le tasse, noi che abbiamo sempre fatto tutto nel rispetto delle leggi, noi che abbiamo seguito le norme. Aspettate. Grazie. Le regole, e siamo stati offesi, diciamo un po' da tutti coloro che l'amministrano, dal nostro sindaco, dai nostri politici, chi ci ha definiti anche ci ha definiti chiaramente abusivi. Questa è un'infamia che non possiamo sopportare assolutamente, è un'ingiustizia e noi ci crediamo chiaramente. Sì, grazie cara, grazie. Ci rivolgeremo chiaramente alla giustizia, a cui ci crediamo e che mi auguro che ci darà soddisfazione in questo. Ma umanamente non possiamo sopportare il comportamento e la cattiveria di chi ci amministra. Tutta questa gente non sa cosa significhi sacrifici, perché non sa cosa appunto dover sperare ogni giorno di riuscire a portare a casa il necessario per andare avanti, a pagare le tasse. Chi non ha mai avuto questi problemi non potrà mai capirlo. Ecco perché si comportano così con leggerezza. Silvia. Signor Sindaco, signori politici di questo comune, vi rendete conto di cosa significa un onesto lavoratore restare chiuso per 5 giorni? Sì, perché ci hanno dato l'ordinanza di chiudere per 5 giorni, perché siamo abusivi. Sapete cosa significa per un lavoratore tenerlo lontano dal suo lavoro? Sono cose che non potete capire, perché a voi lo stipendio arriva comunque. E sapete perché? Perché noi cittadini onesti paghiamo le tasse sempre, anche quando tutto va male. Siamo costretti da... Grazie. La signora è emozionata. Un cittadino di Manduria che lavora si ritrova in questo stato... Non ci so parole. Concludo dicendo, signor Sindaco, ogni cittadino ha il diritto di lavorare per condurre una vita serena e non essere ostacolato dall'amministrazione. Spero che questo mio grido di disperazione serva a scuotere tutti i cittadini di questo splendido paese. Grazie a tutti. Grazie alla signorità. La voce di Manduria, il quotidiano più piccolo del mondo solo nel formato.